L'aria finalmente primaverile che si respira sul rettangolo verde di Borrello emana in lontananza anche un vago profumo di eccellenza, parola proibita che da queste parti non viene pronunciata da nessuno, soprattutto per scaramanzia, ma che tutti in cuor loro si auspicano di poter festeggiare. In effetti il vantaggio di due sole lunghezze dai rivali della Val di Sangro potrebbe indurre alla massima prudenza, con 12 punti ancora a disposizione dal calendario, ma il discorso cambia sensibilmente a fine gara dopo il roboante successo borrellese che fa il paio con l'inattesa sconfitta sangrina col Castello 2000 e con il divario che aumenta a 5 lunghezze. La sfida odierna col Fossa Cesia era sulla carta abbordabile, ma guai a sottovalutare un avversario alla disperata ricerca di punti salvezza. E infatti la truppa di Anzivino, che può contare sull'esordio del neoacquisto Fiorotto, non prende affatto sotto gamba l'avversario, mostrando subito una buona dose di concentrazione, anche se le percussioni faticano ad arrivare in maniera convincente. Si parte col tentativo di Berardi, che di testa cerca di sfruttare al meglio il corner di Capitan Campli con la sfera che si impenna di pochissimo sopra i legni della porta difesa da Sorrentino. Poco dopo è lo stesso Campli a cercare fortuna in prima persona, quando su una ubriacante percussione in area di Fiorotto raccoglie l'invito a centroarea e di prima intenzione scarica in porta, trovando la reattiva opposizione dell'estremo biancorosso. La pressione dei padroni di casa trova il giusto sfogo al 31esimo con Fiorotto, che bagna nel miglior modo possibile l'esordio in campionato, infilando nel sacco con un tapin ravvicinato, raccogliendo davvero rapace d'area una corta respinta di Sorrentino, impegnato dalla precedente conclusione in porta di Beniamino. Il Fossa Cesia, colpito dal bomber argentino del Borrello, esce timidamente dal guscio e si fa vedere con Del Peschio, che cerca il bersaglio dal vertice d'area, ma l'estremo di casa addomestica il pallone senza nessuna difficoltà. Si va dunque al riposo col vantaggio di misura del Borrello, un risultato striminzito che non può tranquillizzare la truppa del patron Petrolla, che infatti mette al sicuro il risultato alla riapertura delle ostilità, grazie ad un penalty accordato dal signor D'Incecco di Pescara, che ravvisa il fallo in area di Martelli ai danni di Di Giuseppe. Dagli 11 metri Luca Campli non perdona, perfezionando il raddoppio per i suoi. Col vento in poppa e con l'euforia che aumenta in misura esponenziale, la capolista intensifica i suoi assalti in area Fossa Cesiana e pochi minuti dopo sfiora il triscon di Marco, che di testa spedisce la sfera ad infrangersi sul palo alla sinistra di Sorrentino. La terza rete è soltanto rimandata di pochi minuti e si concretizza al 14esimo grazie a Beniamino, che anticipa la difesa avversaria approfittando di un suggerimento al bacio di Campli, aggira con rapidità l'estremo ospite e deposita la sfera nel sacco per una gara avviata inesorabilmente ai titoli di coda. Le emozioni e i dispiaceri per Sorrentino non sono ancora finiti e in effetti il portiere del Fossa Cesia deve incassare la quarta rete, griffata stavolta da Fiorotto, puntuale a tuffarsi sulla pennellata del neoentrato Bellomo e a infilare di testa alle spalle del numero uno avversario. Nonostante la buona volontà, il Fossa Cesia evidenzia i propri limiti al cospetto di una formazione di caratura superiore e con Marco Nato, che ha pochissime occasioni per mettersi in mostra in una domenica che l'estremo difensore del Borrello vive da disoccupato. Non possiamo dire altrettanto per il malcapitato Sorrentino, che al 43esimo ha il merito di evitare un probabile eurogol a Campli, che dalla distanza mira l'angolino ma viene azzerato dal provvidenziale tuffo dell'estremo Fossa Cesiano, che deve inchinarsi nel finale alla tripletta di Fiorotto, il quale si conferma bomber di razza, approfittando fulmineamente di una fortuita carambola in area per freddare Sorrentino e infilare in rete il quinto sigillo della capolista sempre più solitaria. Mister Brettone, è un po' dura commentare una sconfitta per 5-0, ma d'altronde era la capolista, ci può anche stare. Adesso voi avete a disposizione un turno infrasettimanale contro una diretta rivale, se vogliamo è lì che bisogna fare il bottino pieno. Beh, certamente questo è vero, non è che noi oggi siamo venuti qua con l'intento di vincere la partita, però come nostra caratteristica cerchiamo di fare punti su tutti i campi d'Abruzzo. È la partita nostra dove dobbiamo cercare di ottenere il bottino pieno se vogliamo salvarci direttamente, certamente è quella di mercoledì prossimo col Castel di Sangro. Mister Anzivino, abbiamo appena appreso il risultato della vostra più diretta rivale, la Val di Sangro, che è stata sconfitta a Castel di Sangro. Voi avete vinto largamente con il Fossa Cesia, più 5 a 3 giornate dalla fine, ma lei non si sente ancora affatto tranquillo? No, sicuramente il campionato è ancora tutto da giocare, assolutamente, è sicuramente un buon risultato che abbiamo fatto noi vincendo 5-0, ci siamo distanziati a 5 punti, però mancano 3 partite e tutto da giocare ancora, secondo me. Sulla gara di oggi era l'esordio di Fiorotto, un esordio col botto, una tripletta per lui. Beh, è un giocatore importante, ha giocato veramente una buonissima partita.
e sicuramente ci ha dato una grossa mano a fare bene. Adesso parliamo di un argomento un po' più triste che la riguarda anche da vicino. Io ricordo quando iniziai le trasmissioni televisive nel 94, lei fu o il primo o il secondo ad essere intervistato dal sottoscritto, e in quel Lanciano 90 targato Mercadante c'era Massimo Scaringi, il sempreverde, che ci ha lasciato in settimana. Un suo ricordo, tra l'altro lei è stato anche ai funerali. Vabbè, il minimo che potessi fare, perché Massimo l'ha avuto sia a Lanciano, l'ha avuto ad Atessa 2 anni, ma poi ci siamo sempre sentiti anche dopo. E una fine sicuramente dispiace non soltanto a me, a tutto il mondo dello sport, perché Massimo lo conoscevamo tutti quanti e non so nemmeno che parole dire, perché oltre a provare il dispiacere per lui e per i familiari, i quali conosco pure, dispiace. Basta. Ricorda qualche episodio in particolare che lo riguarda? No, un episodio particolare che mi è rimasto è quando eravamo il terzo anno insieme e lui mi diceva, lo lasciavo all'inizio un pochettino in panchina, e aveva 35 anni, credo 36, cominciava a farmi, ma Marco, Massimo sei un po' anziano. Lui dice, no mister, non è vero, si arrabbiava. Ed effettivamente aveva ragione, perché ha giocato un altro 15 anni, insomma. Aveva proprio ragione, insomma. Ma con Massimo ci sono tantissimi episodi, insomma, che uno tiene.